Buongiorno, oggi giornata diversa. Che andiamo a fare? Andiamo ad aumentare un impianto fotovoltaico. Sì, perché questo era un impianto da 4 kW, 4,5 kW, e ci andiamo ad aggiungere 3 pannelli, quindi arriviamo quasi ai 6 kW. Quindi oggi facciamo struttura e montiamo i pannelli e cambiamo anche l'inverter, perché è un inverter piccolo, è un inverter da 4,5 e aumentando i pannelli non va più bene. Quindi scendiamo dal furgone, prendiamo l'imbragatura e andiamo. Buongiorno, buongiorno. eccoci qua. Stiamo montando le strutture e i pannelli. Ecco, già Amos ha fatto i buchi, ha messo le strutture. Ecco, adesso finiamo a regolarle, facciamo 2 o 3 tagli e poi montiamo i pannelli. Amos, come si sta? Oggi è al Bene, molto fresco. bene. Si sta benissimo. Oh, come vedete abbiamo fatto il buco. Questo è un tetto che c'è il cemento sotto. Quindi abbiamo fatto il buco, cioè abbiamo messo la resina e il vitone. Poi le piastrine. Adesso le stringiamo per bene, le fissiamo, le regoliamo e montiamo sui pannelli. Bene, allora, come avete visto, abbiamo preparato le strutture. Oh, questo vi ho detto che è un impianto da 4,5 kW. In pratica su questo tetto ci sono due impianti, uno da 6 e uno da 4,5 kW. Noi stiamo aumentando quello più piccolo. Adesso vi faccio vedere un po' la predisposizione. L'abbiamo fatto per migliorare il tutto e niente. Poi è vero, da qualche parte c'è un po' di ombre, casomai ci metteremo degli ottimizzatori per far funzionare al meglio l'impianto e in pratica così non abbiamo problemi con il blocco dell'impianto, perché una stringa con l'ombra potrebbe andare in blocco e quindi non produce più. Però diciamo che qui il sole al mattino presto prende un po' d'ombra e poi va subito a pieno regime. Allora, adesso montiamo i pannelli e l'avvitatore l'abbiamo lasciato sotto, quindi oggi lavoriamo in manuale perché tanto 3 pannelli facciamo subito. Andiamo. Grazie.
Allora, adesso lo andiamo a fissare, lo fissiamo. Allora, la linea questa qui sopra. Qui su questa linea tiro un po' più in giù, questa deve stare sulla linea di sopra. Ok, andiamo praticamente. Ok, bene, abbiamo fissato questo, già abbiamo fissato un altro, fissiamo l'ultimo e dopo andiamo sotto a vedere sull'inverter se c'è tensione. Abbiamo montato tutto. Tutti e tre i pannelli, adesso andiamo sotto a vedere prima cosa se funziona, se c'è tensione e poi andiamo a sostituire l'inverter. Salve a tutti, procederemo alla sostituzione di questo inverter da 4,5 con uno da 6. Dopo aver staccato gli interruttori continua e alternata, procederemo a staccare tutti quanti i cavi di alimentazione e segnale, ovviamente dopo aver spento tutto quanto il resto. Procederemo a staccare uno per uno il cavo positivo e negativo della prima stringa e della seconda stringa. E i cavi positivi e negativi della batteria. Svitate la vite sotto che ci tiene il nostro inverter, assicurateci che abbiamo tolto tutti quanti i cavi e il resto, procediamo a sostituire
togliamo il vecchio inverter per procedere a inserire sempre sulla stessa staffa originale, che è la medesima, il nuovo inverter che verrà collegato, essendo questo da 6 kW, ovviamente conseguente per l'aumento di pannelli sul tetto. Adesso riprocediamo al collegamento dello stesso. Partendo prima dal collegamento della messa a terra dell'inverter stesso, ricolleghiamo da sinistra verso destra il negativo, il positivo della prima stringa e il negativo, il positivo della seconda stringa e il positivo e il negativo ovviamente dei cavi della batteria. Procediamo a attaccare il connettore di segnale di comunicazione, cavo di uscita per la corrente alternata, procediamo a verificare che tutto sia a posto e in ordine, verifichiamo tutti effettivamente che i collegamenti siano corretti e i connettori abbiano preso saldamente. E ora niente, procederemo al discorso della riattivazione dell'impianto e tutto quanto. Allora, l'inverter è stato sostituito, adesso funziona tutto quanto alla perfezione, l'abbiamo riconfigurato come vi abbiamo fatto vedere, l'abbiamo dovuto riconfigurare perché? Perché ovviamente ci voleva la rete wireless, dovevamo mettere tutto l'impianto, lo dovevamo riabbinare al cliente così lui lo può monitorare. E niente, questi sono dei piccoli aggiornamenti e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Nagio.